ragazzino bianco e uno rosso. La telecamera va lì e a lui guarda che si è sbagliato, deve stare un po' il gioco, eccetera. Dato che non lo farà mai questo, a quel momento non mi ha più invitato. Era stato il mio vice direttore Franco Nicini, un bravissimo giornalista esperto di orologi, doveva parlare di orologi anche, è stato tutta la sera da Costanzo. Noi ci vediamo, non riuscito a fare un intervento, perché quello ho capito che era uno serio, diceva cose, non diceva il calambur, la troiatina, che andava bene a lui. Per cui allora, cosa succede? Che adesso in televisione c'è una serie di re cucuzza, diciamo, tutto il resto, che hanno scelto questa altra strada, non parliamo di giurato, ecco, hanno scelto questa strada, e sono quelli noti, quelli strapagati, che naturalmente finiscono magari molto prima, si consuma molto di più una cosa di questo genere. Quindi è tutto talmente contaminato ormai da questo modo di sparlarsi addosso di utente. La televisione ecco, profuga, produce delle grandi stronzate che se le mangia e fa di nuovo altre cose. Capito? È un giro chiuso. Una volta che hai il migliore in questo, adesso il peggiore, lo dimostra i vari pupe secchiotti. Pupe succhiotti le chiamo io. Pupe succhiotti che è un po' più allusiva, ma... Però comunque sta andando bene. Sì, ma vede, il bene, purtroppo il bene, cosa vuol dire? Io dico sempre una cosa, che secondo l'Auditel il miglior ristorante d'Italia l'ha messo la Fiat. Perché se tu misuri la quantità, non la qualità, non c'è Vissani, c'è nessuno che tenga il gambero rosso, guide. E l'ha messa la Fiat. Allora, tanto bene. Come si è andato bene non c'è più nel loro conto. Se poi si è andato un po' meno bene... è perché magari ha fatto una cosa più colta, più intelligente. Avevamo Kubrick in apertura, questa settimana girata a Ghent, cosa molto difficile, d'Arancia Meccanica, la mostra, sono argomenti che già si riduce. Però il bene, adesso proprio non interessa cosa c'è, è andata bene, punto e basta. Però a forza di far così, assistiamo a quello che stiamo assistendo in televisione. Io mi considero una Repubblica di San Marino, quasi uno Stato Vaticano intanto, apparteniamo, siamo tutti assunti da Mediaset, tutti giornalisti professionisti, tutto. Però abbiamo questa estraniazione geografica, perché io l'ho tenuta dicendo non possiamo fare, se non siamo nel centro di Milano, uno stilare, prodotti, oggetti, devo vivere la realtà. Però abbiamo la fortuna che mentre a Cologno, da quelle parti, vedono la realtà attraverso il vetro nero, un quinto piano, mangiano insieme, passeggiano come delle colonie di licheni. Noi perlomeno qua c'è il superstudio, l'altro, ormai, la vediamo cos'è la città, vediamo come si veste la gente, cosa succede. Abbiamo contatto la fatica di parcheggiare, le conosciamo queste cose. Arrivi là, in una camera oscura, e decidi cosa piace, come fai a sapere cosa c'è in giro? Bisogna vedere un attimino se è la moda che ha detto la strada, o la strada che ha detto la moda, o nessuno delle due, perché io ho detto solo il prezzo o altre cose. Non si sa niente. Mentre, perché la parola, quando tu associ una tua professionalità alla parola moda, già sei un capo d'abbigliamento, non sei più uno che guarda i problemi che la moda vede sei mesi prima mediamente, perché vedi i problemi della, riesci a capire i problemi della musica, altre cose, e c'è un'interconnessione, però vola troppo alta rispetto a chi sta chiuso e in questo caso fa palinsesti e altre cose. Io trovo una incapacità di avere un marketing che sa leggere un pochino i gusti, l'andamento, quindi c'è sempre il gioco a spiazzarsi. Noi sapendo quali sono le cose che stanno andando, i primati, sappiamo che comunque finiranno velocemente, perché ormai si è accettato il mercato del clone, della copiatura, e quindi si cambia. Ieri sera, una stupidaggine, adesso non serve neanche dire, però ieri sera ero a casa, ho visto la stessa notizia, sto cane avanti, dico, ho detto, questi qua adesso si stanno fregando di nuovo. Oggi c'è un punto solo di differenza con un affaritore, un punto solo, erano 7-8 prima. Non puoi andare avanti con sto cane, con sta coda, io poi amo i gatti, questo affaritore. Non c'è bisogno, perché sono i contenuti della trasmissione che contano. Però la televisione pare che la faccia, prossimamente un po' più in giù, con i conti, insomma, basta vedere le inquadrature, le strisce, le altre cose. No? Voglio che la televisione sia una carta assorbente, che vada in giro e vada a capire, no? Se ha capito mi porto delle cose.